un servizio prezioso ed insostituibile quello della Croce Rossa, sia per l'opera che compie, sia per lo spirito che contribuisce a diffondere una mentalità più aperta e solidale. Papa Francesco ha accolto con queste parole circa 7.000 volontari dell'associazione fondata in Italia nel 1864. Il pontefice ricorda il primo dei 7 principi affermati dal loro statuto, quello di umanità, spiegando ciò che significa. Farsi promotori di una mentalità radicata nel valore di ogni essere umano e di una prassi che metta al centro della vita sociale non gli interessi economici, ma la cura delle persone. No, non i soldi al centro, no, le persone. Il secondo principio richiamato da Francesco è l'imparzialità, che ha come conseguenza la neutralità, per cui l'associazione non si schiera con alcuna delle parti in conflitto e nelle controversie politiche, razziali o religiose, con una puntualizzazione. Voi siete del partito politico dei più bisognosi, di quello che hanno più bisogno. La missione del volontario rievoca la figura evangelica del buon samaritano, osserva il Papa, che poi sottolinea l'assistenza prestata alle vittime dei terremoti e di altre calamità naturali, così come l'impegno nel soccorso e nell'accoglienza dei migranti. Presenti all'incontro anche i massimi esponenti delle società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che insieme costituiscono la più grande rete mondiale di volontari, con 17 milioni di aderenti distribuiti in 190 paesi. Un pensiero a coloro di voi che nell'esercizio della missione di aiuto hanno perso la vita. Scusatemi, non l'hanno persa. L'hanno donata. Sono i vostri martiri.